Ciao a tutti, sono Michele Manca, docente Master Trainer FIF Federazione Italiana Fitness settore Pilates. Oggi sono qui a presentarvi alcuni esercizi per la donna in gravidanza. Daniela è al suo quinto mese di gravidanza e in questo particolare periodo della vita di una donna è necessario mantenere uno psoas forte ed elastico. Vediamo quindi degli esercizi di rinforzo nella prima parte e di rilassamento nella seconda. Posizione per gli esercizi di rinforzo consigliata è questa da supino e come potete vedere ci sono dei supporti sotto al tratto cervicale e sotto al tratto lombare per andare a supportare meglio il neutro della colonna vertebrale. Attrezzi utilizzati, un elastiband fermata con il piede in appoggio al pavimento e fissata sul ginocchio che andrà ad eseguire l'esercizio. La parete che fungerà da supporto aiuterà la donna a scaricare le tensioni muscolari durante l'esecuzione dei movimenti. Posizione di partenza nel primo esercizio è quella con piede in appoggio. Inspiriamo e prepariamo il primo esercizio ed espirando flettiamo il ginocchio verso il petto. Durante questo lavoro, come possiamo vedere, l'elastico e crea una resistenza al movimento. Quindi questo lavoro è assecondato ad ogni flessione della gamba da un appoggio alla parete per poter rilassare la muscolatura. Consigliate 4-5 ripetizioni, non di più. Secondo esercizio. Partiamo da gamba flessa. Inspiro, preparo ed espiro, sposto la gamba in extra rotazione. Quindi vado a lavorare nel movimento di hip fold del Pilates Mat Work. L'elastico ha una controresistenza per andare a reclutare più fibre muscolari possibili del nostro psoas. Anche qui non più di 4-5 ripetizioni. Terzo esercizio, partiamo da gamba flessa ed è intra ed extra rotazione dell'anca. Inspiriamo nella fase di preparazione ed espirando intrarotiamo, inspiriamo nella fase neutra ed espirando extrarotiamo. Ogni volta che intrarotiamo ed extrarotiamo, l'elastico trazionerà e tenterà di fare un lavoro contro resistenza per andare a fare un lavoro di rinforzo globale del nostro psoas. La gamba che andremo ad allungare è quella che precedentemente abbiamo rinforzato, quindi spostiamo in avanti il piede che dovrà ancora lavorare, le braccia sono distese in avanti e la parete anche qui fungerà da supporto. Retroversione per partire, inspiro, preparo ed espirando vado in affondo avanti. La parete aiuterà ad ogni ripetizione la nostra allieva a proiettare questo sterno verso il soffitto per avere un maggiore allungamento sullo psoas. Alla quarta, quinta ripetizione massimo ci fermiamo, prendiamo aria dal naso ed espirando disegniamo circa un quarto di circonferenza sulla parete. La mano non si stacca come potete vedere e questa posizione manteniamo per qualche respiro. La nostra testa passa al di sotto del braccio e cercheremo di proiettare lo sguardo verso il soffitto. Ci prepariamo per rientrare e torniamo indietro. Successivamente è consigliata una posizione di scarico, quella del bambino, con delle modifiche è l'ideale. La modifica che andremo ad adottare per rendere più confortevole la posizione è quella di una extra rotazione delle anche che permette alla lombare di scendere maggiormente in scarico e all'addome di potersi rilassare in avanti. Manteniamo circa 10 secondi la posizione e successivamente cambieremo gamba. Buon lavoro a tutti!